Bentornati nella cucina natalizia del Club delle Ricette. Oggi scopriamo insieme come preparare dei fantastici cornetti di pasta sfoglia, mele e cannella. Facilissimi, velocissimi, pronti in 10 minuti, perfetti per iniziare la grande, la mattinata di Natale. Insomma, non possiamo mangiare sempre panettone e pandoro. Proviamo qualcosa di diverso. Per preparare i nostri cornetti di pasta sfoglia, mele e cannella, iniziamo preparando la mela. Mi raccomando, lavatela bene e tenete la buccia, perché la buccia sarà un aspetto anche un po' scenografico, tra virgolette, dei nostri cornetti. Togliamoli del torsolo. Prendiamo una ciotola e iniziamo a fare i nostri pezzettini di mela. Una cosa importante, più piccoli sono, più aiuterete e agevolerete la cottura. Però, insomma, vedete un po' voi a gusto. A me piacciono anche abbastanza grossi, perché poi li si vanno a ben sentire nel momento stesso in cui si dà un bel morso ai nostri cornetti di pasta sfoglia. Ecco fatto, come avete visto, proprio un taglio abbastanza grossolano, senza tanti problemi, perché vi ripeto, poi andremo in cottura e anche ad avere qualche pezzo di mela un po' più grosso, secondo me ci sta proprio bene. Adesso andiamo ad unire alle nostre mele un po' di zucchero e la cannella. Allora, mettiamo un bel cucchiaio di zucchero, facciamo anche un cucchiaio e mezzo, e iniziamo a mescolare bene. Aggiungiamo ora un po' di cannella. Dosi della cannella a piacere. Cioè, io sono uno che ama molto il sapore della cannella, soprattutto nel periodo natalizio invernale, quindi mi piace eccedere. Mettiamo da parte le nostre mele e iniziamo a costruire i cornetti con un rotolo di pasta sfoglia, mi raccomando, rotonda. Adesso, con l'aiuto di una rotella per la pizza o di un coltello, iniziamo a ricavare i nostri triangolini che ci serviranno poi per preparare la crosta. Disponiamo un pochino di ripieno di mela all'interno. Adesso prendiamo un uovo e un po' di latte, come vedete abbiamo fatto che viene definito il sigillante della pasta sfoglia, e andiamo a spennellare. Allora, adesso partendo dal lato più lungo o più largo, come dir si voglia, andiamo a creare i nostri cornetti. Ecco fatto. Poi prendiamo e diamogli la classica forma del cornetto. Io l'ho chiuso un po' a caramella, chiudetelo a piacere. Prendiamo intanto una teglia da forno e incominciamo a disporvi all'interno i nostri cornetti man mano che li realizziamo. Ecco fatto, disponiamo i nostri cornetti di pasta sfoglia su una bella teglia da forno, pizzichiamoli sul fondo, diciamo sulla parte terminale, per andare a creare la propria classica forma del cornetto. Ecco fatto. Prendiamo ancora il nostro composto di uovo e latte, diamo una spennellata su ogni cornetto, ci aiuterà ad ottenere una bella doratura, e poi un pochino di zucchero di canna a terminare il tutto. Andiamo ad infornare a 180 gradi per 25-30 minuti, dipende sempre dal vostro tipo di forno. Mi raccomando, è molto importante che voi, soprattutto in questa ricetta, teniate d'occhio la cottura. E dopo 20-25 minuti a 180-200 gradi, ecco i nostri cornetti
di pasta sfoglia alle mele e cannella. Una ricetta facilissima per iniziare alla grande la giornata.